Paparella è entrato Rossetti, che adesso è andato al tiro e ha sbagliato. Evangelisti in transizione, il nostro capitano che va a realizzare 9 punti per lui, 15 punti di vantaggio, il fallo della difesa questa volta. E terzo di Guarino? Sì, terzo fallo di Guarino. 4:55. Time out. Cosa è successo, Danilo? Perché la gente contesta? Non l'ho capito, ma insomma, c'è time out. Benedetto parla con gli arbitri. Anche Corpaci parlava con gli arbitri. Parlano tutti con gli arbitri, però io devo essere onesto. Questa decisione del mancato fallo su Bisconti è forse il primo errore vero che commettono questi arbitri nell'ambito di una gestione complessiva che mi è sembrata più che accettabile. Sono d'accordo con te, l'arbitraggio fino a questo momento è stato impeccabile, direi. È una gran bella partita, sicuramente la migliore di quelle che abbiamo visto qui. Latina conferma di essere squadra che punta a vincere il campionato, ne ha i mezzi e se Trapani avanti di 13. La ragione è che sta giocando, utilizzando a piene mani tutti gli uomini che ha, una pallacanestro efficace e anche bella da vedere. C'è ovviamente da rimanere attaccati al match, adesso c'è stato il terzo fallo di Guarino, bisogna che non commetta il quarto, mi pare soprattutto nei suoi magnifici tentativi di prendere lo sfondamento sulle penetrazioni avversarie. A realizzare Ruini, ottavo punto per lui, 50-38, altra difesa latina, agevolmente Trapani passato a uomo latina dopo la difesa pressing che abbiamo visto fino in fondo. Guarino sbaglia, palla azzurra, dice il direttore di gara. Torna in attacco la formazione ospite, Rossetti a gestire il pallone, difesa sempre a uomo per Trapani, Rotondo riceve un po' troppo facilmente, 4:16 da giocare, per Rotondo è il settimo punto personale, adesso difesa a uomo, Evangelisti fino in fondo, il fallo subito da parte di Rossetti. Un'altra cosa bella di Trapani è che anche quando in difficoltà, Danilo, se tu ci fai caso, ha fatto una grande crescita sul profilo della gestione mentale, cioè tende sempre a giocare con la testa, a cercare la soluzione. Assolutamente sì, Trapani ha dimostrato di non perdere mai la testa, neppure poc'anzi quando si è trovata all'inizio la difesa mista davanti, è stata brava, tranne un'azione, a saper subito ritrovare la lucidità per attaccarla. Adesso, nonostante probabilmente la stanchezza, non so se sei d'accordo, ma a me sembra che si incominci a far sentire. Ricordiamo, le rotazioni non sono illimitate per Trapani. Lui 11 punti personali, dimmi se confermi. 11 punti sul suo tabellino, 5-2-4-0 per Trapani, e Latina in attacco, Trapani è sempre a uomo, c'è il fallo fischiato a Picchianti, primo fallo per lui. Picchianti, Cantagalli, Tardito, Evangelisti e Bisconti, Ruini, il tiro sbagliato, il rimbalzo di Mattia Soloperto che realizza, c'era forse fallo tecnico alla panchina di Trapani. Due tiri liberi, più possesso di palla, sbaglia il primo Ruini,
5-2, 4-2, 3-38 al termine del terzo quarto, 1-2 per lui, si riprenderà con una rimessa. Rimessa già effettuata, Ruini, 5-2 sui piedi, recupera palla Marco Evangelisti che riparte, Evangelisti la penetrazione, lo scarico per Tardito, sbaglia e il rimbalzo di Rotondo fa ripartire Latina, forza ragazzi. Fallo di Bisconti e fallo tecnico anche a Bisconti. Abbiamo parlato bene degli arbitri e adesso siamo andati un po' nel pallone. Bisconti si è allontanato, si è messo soltanto le mani in testa e il tecnico mi sembra un po' esagerato. Nessuna protesta, si è proprio allontanato per evitare di protestare. Fallo fischiato sulla penetrazione di Soloperto. Vabbè, non condividiamo. Rientrato intanto Cappanni. Ancora due tiri liberi e ancora possesso offensivo per Latina. Adesso altre proteste, non doveva tirare Ruini, dovrebbe essere fallo tecnico. Se n'è andato al tiro libero Ruini. Le proteste doveva tirare Rossetti che è entrato al posto di Retello. Doveva entrare, tirare Rossetti perché il regolamento parla chiaro, il fallo l'ha subito Rotondo. Rotondo è uscito per infortunio e quindi doveva tirare Rossetti. In questi casi in realtà si dovrebbe dare, se non erro, tecnico perché non va lì a tirare il primo che capita. Si ripete, Rossetti, quindi andrà in lunetta, due tiri liberi per Latina. Liberi. 5-2, 4-3, sbaglia il primo. Uno su due anche per lui. Ah, sono quattro i tiri perché ci sono due tiri per il fallo e due per il tecnico. 2 su 3, 5-2, 4-5. 3 su 4, 5-2, 4-6. Altro possesso offensivo per Latina. Due falli tecnici fischiati in meno di 30 secondi, in attacco Latina, Ruini in palleggio, Ruini arresta lo scarico, Soloperto da due, Mattia Soloperto, dodicesimo punto personale, 5-2, 4-8, il break di Latina. Bisconti, la penetrazione, lo scarico, stoppato Cantagalli, Marco Evangelisti il tiro, è sbagliato il rimbalzo, altro possesso, la penetrazione, Evangelisti sbaglia, fallo antisportivo a Cappanni.
non abbiamo visto bene cosa è accaduto, quindi non ci sentiamo di giudicare. E c'è il time out. Fabio, siamo in un momento un po' buio. Parziale di 8-0 messo alla Latina, che ha sfruttato la bagarre di questo momento e ha sfruttato anche il fatto che in questo momento non abbiamo Guarino, questa è la verità. E poi un po' di sfortuna in questo tiro di Marco Evangelisti, che avrebbe riportato a più 7, ma insomma adesso il Palaiglio ha una bella atmosfera, una bella bolgia. Bisogna superare indenni questo momento, bisogna fronteggiare il momento di difficoltà e approcciare al quarto quarto con l'atteggiamento ideale. Del resto è una squadra che ha palesato, diciamo così, nei primi due quarti una grande capacità di controllo ed è, come dire, almeno auspicabile che la sappia mantenere adesso. Io penso che questo time out serva, adesso vediamo se Mattia Saloperto butta dentro questi due liberi. Una cosa è certa, che la Latina è rientrata in partita, Danilo, è a meno 4, adesso ha due tiri, 47-35, che la partita potesse prendere un altro abbrivio, ma tutti sappiamo com'è il basket e la Latina sta confermando di essere una grande squadra. 13° punto per Mattia Saloperto, che sta giocando un'ottima partita. Diventano 14 e il miglior realizzatore della serata, difesa sempre individuale per Trapani. In palleggio c'è Rossetti, Saloperto molto lontano da canestro, il dai e segui con Ruini, il passaggio in backdoor, la palla persa da Latina. Chiama difesa doppio pugno, vuoi vedere che ripropone la difesa pressing, però adesso c'è Guarino in campo e Franchina non abbia avuto la freddezza di mettere il naso avanti in questa azione. Il possesso per Trapani, Guarino. Si scalda il Palaiglio. La ricezione di Evangelisti, ancora 3 a zone 2, qualcosina Cappanni, si va da Guarino, 4 secondi per andare al tiro, l'ultimo tocco è di Latina, il possesso rimane nelle mani di Trapani, avrà altri 24 secondi, oro colato questo extrapossesso per il quintetto di Giovanni Benedetto, rimessa sul lato corto di campo. Si provvede ad asciugare il parquet, 1:36 da giocare nel terzo quarto. Evangelisti va a riprendersi la palla, il blocco di Cappanni, pallone per Cantagalli, senza paura! Questo è un grandissimo canestro di Gianni Cantagalli, senza paura, 9 punti per lui, dal gomito, senza paura, nel momento più difficile. Tiro da molto lontano, affrettato per Latina, che ha sciupato due possessi in maniera assolutamente infruttuosa, proprio nella costruzione, ha sbagliato la prima opportunità non andando al tiro e se ne è costruito un altro veramente a bassa percentuale. Più 4 per Trapani, 1:04 da giocare nel terzo quarto. Cantagalli ha molto spazio, non abbiamo paura, siamo una grande squadra che non ha paura. Più 6, 56-50, Saloperto fino in fondo, l'errore a saltare Cristian Cappanni, la palla arriva nelle sue mani, si è fatto male anche Cantagalli nell'azione di rimbalzo. Cantagalli senza paura, Gianni